pure tu, vai. Giulia, prego. Mi raccomando, Giulia, quando lancio i coltelli non fare così, sennò ti piglio, eh. Ai, ai, ai. Antonio, il papà di Diego e Chiara. Un gioco mai visto. Che fortuna, sei il primo a provarlo. Speriamo che mi riesce. Chiara, adesso io e te faremo un gioco di magia. Mi farai da valletta, va bene? Stiamo andando in bici. Voi dovete sapere che mamma Giulia è tipo un 20 anni che non sale su una bici. Mamma, aiuto, ho paura di cadere. Io ho una paura. Oh mamma, io. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo Folle Break! Forse macchiette e macchiettine non vogliamo gridare troppo perché magari disturbiamo gli altri. C'è gente che dorme a quest'ora. Sì, ci troviamo per la prima volta in un campeggio! Quindi mettetevi belli comodi, popcorn e godetevi il nostro super e vlog. Patatine. Quindi, ragazzi, che la nostra vacanza in campeggio. Diego, gli sta mangiata la mosca. Diego, non sei abituato, eh? La vita da campeggio è questa. Mosche, zanzare. Sì. Vabbè, le zanzare anche in un appartamento ci sono. Sì, è vero. Però le mosche nel campeggio le trovi più facilmente. Vabbè, ragazzi, che la nostra vita da campeggio abbia inizio! L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Valigie pronte per andare in campeggio. Sì, che da oggi per i prossimi 2 giorni ci divertiremo un sacco. Ed ecco qua i prossimi 2 giorni dove li passeremo. Io direi che, Chiara, facciamo una cosa: invece di andare nella piscina grande, tu andrai in quella piccola. Allora vi spiego, qua c'è l'acqua calda e qua c'è l'acqua fredda. Però io c'è due. Va bene. Oh, adesso ci accompagna. Allora andiamo. E ragazzi, questo posto lo trovate a Ceriale, provincia di Savona, bungalow camping Baciccia. Stanno andando. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci sono anche le biciclette che ci faremo un sacco di giri. Sì, sì. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci sono un sacco di bungalow in questo campeggio e ci stanno per consegnare le chiavi. C'è un cane pure. Andiamo, andiamo, andiamo. Ed ecco qua, ragazzi, stiamo per andare al nostro bungalow, che dovrebbe essere il numero 24. Ed ecco qua la consegna del bungalow. Allora, amici, hanno appena consegnato le chiavi della nostra casa mobile, perché non si chiama bungalow ma casa mobile. Quindi ora iniziamo la nostra vacanza in campeggio. Dimmi. Sì, è una casa mobile. Casettina. Vi mostro la parte esterna, poi Chiara vi farà vedere la parte interna. Ci hanno già anche portato le bici, perché ovviamente useremo anche le bici. Ma tu e dove vai? In quella o quella? Sicuramente in quella azzurrina, che è un po' più da femmina. Ovviamente. L'unico problema è che io ho paura di cadere. Ovviamente ogni volta che uno prenda a pedalare dovrebbe essere abbastanza semplice, però non lo so, spero di non combinare disastri. Vabbè, allora, Chiara, andiamo a fare l'home tour della nostra casa mobile. Allora, Chiara, io direi una cosa, che ne dici se fai tu la presentazione della nostra casa per i prossimi giorni? Ok, allora, qua si entra. Quindi entriamo bene. Prima stanza. Wow, una dove dormono mamma e papà. Poi seconda stanza, che c'è solo il gabinetto. Il gabinetto, perché è separata dalla doccia. Bravissima. E dal lavandino. Allora, poi, come potete notare, qui abbiamo una sala da pranzo con cucina, ragazzi, è super attrezzata. Abbiamo il microonde che possiamo cucinare, abbiamo il gas, abbiamo un sacco di cose pronte per cucinare. Ma la cosa più bella è l'aria condizionata, quindi stanotte non patiremo il caldo. Poi continuiamo con
scalza. Frigo c'è anche, ovviamente ragazzi, un super frigone perché possiamo riempirlo anche pieno a tappo. Poi abbiamo un fantastico bagnetto dove c'è la doccia e il lavandino. E poi Chiara, riusciamo a accendere la luce? Bravissima. E poi mi sono tre letti. Ma adoro, addirittura tre letti con l'armadio. Ma tre, non uno, non due, tre. Tre letti, cioè, ma ragazzi, vi rendete conto? Ma Chiara, prova un po' a aprirmi le tende. Che cosa c'è dall'altra parte? C'è l'uscita della finestra con l'altra casa mobile, perché ovviamente ragazzi qua ce ne sono tantissime, vero cucciola? E qua c'è l'armadio. E c'è l'armadio dove tra poco Diego lo chiuderò dentro se fa il monello. Vabbè ragazzi, io devo dire che è completamente tutta attrezzata, non manca nulla. Abbiamo anche l'aria condizionata, Sì, l'abbiamo già detto. Ah, così stasera non partiremo il caldo. Allora, avete capito molto bene, macchiette e macchiettine, è la nostra prima vacanza in un vero e proprio campeggio. Quindi sono un pochino emozionata perché l'idea di passare due giorni all'interno di un campeggio in un posto dove non si è mai stati, io penso che sia una cosa bellissima e soprattutto una cosa da provare e scoprire. Ovviamente, macchiette e macchiettine, se voi avete già provato il campeggio e avete qualche esperienza da raccontarci, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti oppure scriveteci al nostro indirizzo Instagram, Mamma Giulia Figlia Chiara, così almeno possiamo anche un po' chiacchierare. Vabbè ragazzi, io ora devo mettermi il costume, cioè dobbiamo metterci tutti il costume, compreso anche papà Antonio, perché vogliamo andare a fare un bel bagno in piscina. In questo campeggio, ebbene sì, c'è la piscina, quindi mettiamoci il costume. Guarda, e... fredda, quindi mettiamoci il costume. E sicuramente voi vi stavate chiedendo dov'era Chiara. Era in bagno. Vabbè ragazzi, e ci mettiamo il costume? Sì, quindi, è tutti in piscina. Ecco. Cioè, poi non dite che la nostra vita non è real life, i nostri video sono tutti reali. Cioè, addirittura venite con noi in campeggio, cioè, vi rendete conto? Vabbè, costume sia. Allora, sembrerebbe che Chiara e Diego sono già pronti col costumino per andare in... piscina! Ma allora, ditemi la verità, siamo entrati da circa un'oretta in questo campeggio. La vita da campeggio incomincia a piacervi? Sì! Quindi andiamo a buttarci in piscina! Io prima vado con me quella calda e poi quella fredda. Mamma Giulia, sei pronta? Dove sei? Sono appena entrata. Ah, ti stai mettendo ancora il costume? Vai, su, che andiamo in piscina, portiamo anche Chiara e Diego. Guardate ragazzi, abbiamo anche i fornellini per fare il latte al mattino. Top. Il microonde per riscaldare. Poi super attrezzata, guardate, abbiamo pure le tazze, i bicchieri, c'è tutto. Non ci manca nulla qua dentro. Abbiamo pure il frigo per le bibite fresche. Vabbè, ci ho messo due bottigliette d'acqua io, giusto per, devo andare ancora a fare la spesa. Qua abbiamo un bagnetto solo per farsi la doccia e per lavarsi le mani. Lavandino. Mamma Giulia, ci sei? Sì, mi sono messa il costume, ma io volevo solo dirti che i nostri amici da casa avevano già visto completamente tutto il bungalow. Io l'ho rifatto. Non è che tu devi sempre rubarmi la scena. Ma scusate, non abbiamo neanche ancora svuotato le valigie e noi stiamo pensando ad andare in piscina? Fa caldo, ragazzi. Ragazzi, sapete che... Si è comprato il deodorante perché a Diego gli fanno un po' di puzzetta le ascelle. Mi sa che sta già crescendo. Ah, e comunque mi sono fatta personalizzare la borsa per il mare, per la piscina. Anche me me la devo. Sì, adesso arriverà. Sì, vabbè. E papà Antonio, andiamo. La vuoi anche tu la borsa per andare al mare? Sì, non è male come cosa. Allora facciamocela personalizzare tutti. Non è male. Andiamo. Vabbè, e le valigie buttate lì. Vabbè ragazzi, usciamo va, che è meglio. Chiara, non fa caldo perché c'è l'aria condizionata accesa. E ora, ovviamente, noi usciamo, l'aria condizionata verrà magicamente spenta e andiamo ragazzi, in piscina. Guardate, si può pure allargare, sì, si può allargare. Io solo per dirvelo che sto continuando ad aspettare papà Antonio al telefono perennemente. Cioè, ho capito che la nostra vita da campeggio abbia inizio, ma non si può. Cioè, facciamo una cosa? La facciamo una sfida che per 24 ore togliamo il telefono a papà Antonio? No. Che ne dite? Sì, però facciamo finta che l'ha perso. Che ne dite? No, no. Se anche voi, macchiette e macchiettine, volete che mamma Giulia
figlio Diego e figlia Chiara, tolgono il telefono a papà Antonio per 24 ore, scrivetecelo qua sotto nei commenti. Mamma. Allora, noi volevamo andare in piscina, ma ovviamente non siamo mai andati in un campeggio. E non sapevamo che c'erano tutte queste cose. La piscina, il bar, il ristorante, il parco giochi. E cioè, ci sono un sacco di cose da fare all'interno di questo campeggio. E difatti, Chiara ora vi mostrerà la nostra casa mobile dove è situata. Allora, quindi venite. Noi siamo qua dove io ho il dito, ok? 24A. E noi dobbiamo andare nella piscina. Quindi noi dobbiamo superare la 25A, poi fare tutta la strada e troveremo la piscina. C'è la piscina sia grande che piccola. E poi qua c'è tutto il parco giochi, dove ci sono scivoli, giochi, un sacco di cose. Ovviamente, amici, c'è anche il parco giochi, quindi allora io direi che prima ci facciamo un bel bagnetto. Secondo voi, prima parchetto o un bel bagno in piscina? Bagno in piscina. Sicuro? Ok. Ah, ragazzi, guardate dove si trova il bar e il ristorante, vedete? Si trova vicino alla piscina. Ma quindi, allora facciamo una cosa, portiamoci dietro la mappa, così almeno è facile trovare tutti i posti. E ragazzi, andiamo! Andiamo in piscina! Allora ragazzi, la 24, la 25, appena costeggiamo la numero 25, dove ci sono là le biciclette e la nostra casa mobile. Ora, forse, andando dritto in fondo, dovremmo trovare la piscina, quindi andiamo! Ah, e dimenticavo di dirvi che all'interno del campeggio non ci sono solo le case mobili, ma come potete notare ci sono anche un sacco di roulotte. Ovviamente ci sono anche tutti i bagni e le docce per chi va in piscina oppure chi magari ha il camper che all'interno non ha bagno e doccia. Quindi sono uso comuni di altre persone. Sembrava molto più lontano, invece 50 metri dopo la nostra casa mobile c'è la piscina. Ma ci sono anche gli scivoli! Mamma, io pensavo che era più lontano! Oh no. Il bar, ristorante di fronte alla piscina, quindi dopo bel gelatino. Ok ragazzi, siamo arrivati in piscina, quindi ora mettiamoci belli comodi sullo sdraio. C'è anche tutto il parco, sembrerebbe che loro abbiano già apprezzato. Sì, papà Antonio, dobbiamo andare in piscina, non al parco ora. Beh, si divertono adesso, due secondi. Vabbè, allora ci vado anch'io. Posso andare secondo te? No. Vabbè, niente, allora non so. Guarda Chiara. Ovviamente dobbiamo essere bagnati. Allora, mi raccomando, ora mi fate rilassare 10 minuti? No. Sì, per favore. No, mamma, voglio fare delle sfide in acqua. No, allora. Non te voglio fare delle sfide in acqua. Vabbè, no, ragazzi, è la prima volta che mi capita di vedere delle sdraio piccoli. Guarda, ci sono quelle grandi, no, quelle piccole. No, Chiara, fai così, prova. No. Mica ti faccio mettere, eh. Però guarda qua, guarda questa, com'è piccolina. È apposta per i bambini. Io questo campetto. Ma è troppo bello. Posizioniamoci bene, così almeno posso fare anch'io il bagno, perché si sta morendo. Abbiamo anche una piscina piccola. Guarda che bella questa qua. Per i bambini, com'è? È fredda. Fredda? Pensiamo che fosse calda. Sembrerebbe che Chiara si sia buttata senza batter ciglio. Ma è calda o fredda? Fammi sentire. È calda. È calda? Lì alto 1,70 m. Allora, qua dove c'è il trampolino è 2,20 m. Abbiamo anche il trampolino. Sì, non vedo l'ora. E la parte Diego. Pratica destra laggiù è 1,80 m. Dai, puoi buttarti. Vieni. Dai, voglio proprio vedere papà Antonio che si butta. Sì, sì, voglio proprio vederti. Che tuffo, eh. Dai. Prima io. Fate sempre togliere le persone sotto. Chiara e Diego. Vai, Diego. Comunque, dovevate in pratica spingere il trampolino e riuscivate a buttarvi più in alto. Chiara, devi fare un salto e poi ti tuffi.
Mamma, mi senti in casa? No, amore, adesso non ne voglio, magari dopo. Ora papà Antonio vuole mandarmi a rilassare, invece no, devo continuare a filmarlo. Ok, perché vuole fare un tuffo a capriola. Ma come ti sei buttato? Vabbè ragazzi, ora mi rilasso 10 minuti. Ovviamente io dalla mia sdraietta li vedo. Abbiamo la bagnina che supervisiona sempre ogni singolo ingresso in piscina di tutti quanti. Quindi sono super tranquilla. Oh Chiara, sei un pesciolino! L'avranno già fatto tipo 30 volte per uno. Allora, scusate un attimo, ma papà Antonio, ti sei reso conto? Sì che ti ho ripreso. Come ti sei buttato? A forma di tacchino. Volevo fare la capriola, ma non lì. Una, due... Porca miseria, che schiena! Ti sei fatto male? Mi raccomando, quando fate i tuffi, fate attenzione a non prendere né panciata né schienata, mi raccomando. Dai mamma Giulia, vieni a buttarti pure tu. Trampolino. Tra un paio d'ora e tornerò. Ma dai, un tuffetto. Noi pensavamo che questa fosse la piscina calda, invece questa è più fredda, vero sì, papà Antonio? Sì, sì. Ragazzi, mi sono messa un pochino i piedi in piscina. Ragazzi, in effetti è caldissima ed è veramente favoloso stare qua. Ragazzi, la mia prima esperienza in campeggio, anzi la nostra prima esperienza in campeggio, devo dire che è stata super positiva. Siamo arrivati da circa un paio d'ore, siamo già in piscina. Stasera ci ha detto il capo del campeggio che ci sarà uno spettacolo di un clown super favoloso. Quindi ovviamente stasera super seratona. Andremo a mangiare nel ristorante del campeggio e in più faremo anche vedere a voi lo spettacolo del clown. Quindi sono super contenta di questa scelta e la consiglio, anzi a dir la verità consiglio questo campeggio che si trova a Ceriale e si chiama Campeggio Baciccia, mi raccomando. Troverete all'ingresso un personale fantastico, super cordiale, e soprattutto troverete Mauro che è il responsabile. Quindi ragazzi, credetemi, dovete fare questa esperienza e farci sapere che cosa ne pensate. Uno, due, tre. Brava! Ragazzi, va a toccare con i piedini Chiara fino in fondo. Facciamo tutto qua. Uno, due. Niente, papà non torna più su. Papà Antonio vuole fare l'uomo galleggiante. Vai, fammi vedere come fai il morto, cioè l'uomo galleggiante. Ti devi dare la spinta con le gambe? Anche Chiara vuole fare la femminuccia galleggiante e là abbiamo un altro maschietto che vuole fare maschietto galleggiante. Lui fa il pesciolino! Devi toccare coi piedi! Ah, lui vuole toccare con le mani! No amore, con i piedi! Se non toccate non riuscite a darvi la spinta personale, quindi io si sa che mi do la spinta, guardate! Vedi come fa Chiara? Va giù a soldatino con i piedi. Fai così. No vabbè ragazzi, io ve lo giuro, le sdraiette così piccole non le avevo praticamente mai viste. L'ho solo viste in questo campeggio. Cioè ragazzi, adoro. Guardate che piccoline confronto alle altre. No vabbè, bellissime. Vieni, andiamo. Andiamo a fare merenda. Ovviamente, dobbiamo andare a fare merenda. Se ne sono andati e mi hanno lasciato in pratica da sola a mettermi le ciabatte. Quando mai non mi lasciano da soli? Eccoli, sono andati al parchetto. Andiamo a vedere cosa fanno. Eccoli qua. Ragazzi, voi non potete capire che comodo anche questo parco. No vabbè, io non ho parole. Bellissimo. Mi sa che scivola. Avete quel costumino bagnato? Scivoli. Diego, ti sei fatto male, amore? Diego, sei sicuro? No, Anto, hai visto come è scivolato? Perché c'è il costume bagnato. Se hai il costume bagnato, fai attenzione. No, puoi andare? Bravissima Chiara, che controlla sempre che non ci siano altri bambini prima di scendere lo scivolo. Ti sei bruciato le chiappette? Allora, ce lo prendiamo il gelato, sì o no? Gelatino, dai. Ok, vabbè, lasciamoli qua i bambini, noi andiamo, dai. Ciao! Amici, lasciamo qua i bambini perché il bar è praticamente qua di fronte, quindi è super controllato, state tranquilli. Ah, siete arrivati ora? Prendiamo sì o no questo gelatino? I fantasmini? Ok, tu Diego che cosa vuoi? Hello Kitty. Com'è Hello Kitty? Diego, hai scelto?
Non ancora? Vabbè ragazzi, ci sono un sacco di gelati. Ora anche mamma Giulia scende e appena decidiamo vi faremo sapere. Allora, abbiamo preso il gelato e ora ce l'andiamo a godere fuori. Però intanto lo apriamo. Vieni qua amore. E ovviamente Chiara, come detto prima, aveva preso i Fantasmiconos. Anzi, ha preso i Fantasmiconos. Allora, sediamoci un pochettino, ci facciamo la nostra bella merenda e poi un altro bagno. O preferite andare un po' in bicicletta? Andiamo con me. Ok, dai, allora facciamoci la nostra merenda. No, io dopo Papa voglio Antonio. Fare il bagno. Sì, arrivo, Maxi Bomb. Ragazzi, ragazzi, un po' un bagnetto nella piscina piccola, poi facevamo le scivolate e poi andavamo sulle bici. No, Chiara, non ho capito. Andiamo sulle bici. Andiamo sulle bici dopo. Sei contento, Die? Sai che cosa ha detto Diego? Che vuole stare qua perché questo gelato è buonissimo. Molto più che il cucciolone. E come si chiama quello? Non lo so, vieni che leggiamo. Ah, la gelateria del corso. Quindi, antica gelateria del corso, approvato. Ah, ovviamente non è nessuna promozione. Ci è piaciuto il gelato e l'abbiamo deciso di nominare, ok? Veramente buono, ho assaggiato anch'io. Mamma Giulia non ha ancora terminato il suo gelato. Chissà come mai Diego non c'è più. Dove è andato? È andato a fare il bis del gelato perché gli piaceva veramente tanto. Quindi papà Antonio lo sta tenendo sotto controllo, sempre. Dopo gelatino abbiamo scelto di fare un bel giro sulla bicicletta. Non sappiamo ancora se farlo prima o dopo cena. Comunque, ragazzi, non vedo l'ora stasera di vedere lo spettacolo del clown. Spero che anche a voi piaccia. E mi raccomando, se vi piacciono i nostri video vlog, quindi volete vedere più spesso che cosa facciamo nelle nostre giornate, scrivetemelo qua sotto nei commenti e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Mi raccomando. Oh, sei tornato con un altro gelato. Chiara deve ancora terminare i suoi. Ha quasi finito. E nulla. Ah, Diego ha fatto il bis. Vabbè, non è che ho tanta voglia di bagnarmi, però i piedini me li bagno. Scusa, voi state aspettando me che io mi butto in piscina? Ma no, no. Dai, tuffati. Vabbè, tuffati, dai. Tuffati un parolone. Tuffa bomba. No, mi metto i piedini a mollo. No, vabbè, adoro. Sotto c'è una specie di spugna. Sì? Sì, ti la sentire? Macchiette macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystéreau. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo! Per bimbi. Noi non dovremmo neanche salirci sopra. Quindi io rimango a bordo. Mamma, che cosa? Ciao, ti vuole buttare in piscina? Sì. Allora, tu tocca col piede. Tocca, vai, tocca, tocca, tocca. Ci tocca. E tu, Diego? Vabbè ragazzi, il bagno me lo sono fatto. Ecco. Mi posso. No, 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 no! Alla fine papà Antonio mi ha buttato anche a me. Lo sai, no, che tu me la pagherai. Ma me la pagherai assai, ma assai. Non volevo lavarmi i capelli stasera. E così invece papà Antonio ha avuto la brillante idea di buttarmi in piscina. Così stasera dovrò pure lavarmi i capelli. Ottimo! Vabbè ragazzi, la nostra vita da campeggio continua nel migliore dei modi. Ora ci rilassiamo un pochettino e ci vediamo tra poco. Ovviamente mamma Giulia con i costumi bagnati e indosso ho anche il costume bagnato. E ora andiamo nella nostra casa mobile perché Chiara, noi andiamo a prepararci per la cena. E poi dopo c'è lo spettacolo del clown. Sei contenta? Allora, stiamo andando in bici. Voi dovete sapere che mamma Giulia è tipo un 20 anni che non sale su una bici. Spero di non cadere. Chiara ha deciso di filmare lei, un pochino lei, un pochino filmerà papà Antonio. Io di certo non filmerò perché ho paura di cadere. E nulla, andiamo. Siete pronti? Andiamo? Allora, Chiara, ci sei? Sei pronta a cadere? Ma, oddio mio, ragazzi, scusate se tremo perché ci sono i sassolini. Ecco, la mamma già stava... Anche papà Antonio stava per cadere. Mamma, aiuto, ho paura di cadere. Speriamo di no.
Che sembra che c'è la gomma sgonfia? Chiara, ci sei? Sì, mamma! Io sono sul mio fantastic sergio vagino. Io ho una paura. Okay, oh, mamma, io! Ragazzi, ovviamente ho la cintura allacciata. Sempre. Sempre. Mi raccomando, quando ti vai in bici, sempre con la cintura allacciata. Siamo pronti? Sì, pronti. Andiamo! Ci siamo? Siamo! Diego, saluta! Ciao! Ok, ora ragazzi, stendiamo i costumi così almeno per domani sono di nuovo pronti, belli e asciutti. Ora andiamo a prepararci per la cena. Ok, pronti per andare a cena, preparati, vestiti e soprattutto pettinati, perché mamma Giulia era combinata abbastanza... Saluto? Stava per cadere abbastanza male, quindi ora andiamo a... mangiare! Anche Chiara stava per cadere. Vabbè ragazzi, sapete già che cosa mangiare voi? No. Vabbè, andiamo e scopriremo che cosa offre il menù all'interno del campeggio. Dimmi. Io avrei voglia di qualcosa di bello, fresco, bello, fresco. Una bella pizza. No. Eh? Una bella pizza. Non lo so, vabbè. Pizza calda. Andiamo e scopriremo il menù a breve. Allora, io quasi quasi mi mangerei o una pizza o un bel piatto di pasta. Sì, caldo, vabbè, ormai è sera, eh. È sera e siamo d'estate, quindi... Ah, tu vorresti qualcosa di fresco? No, io direi qualcosa di caldo. Vabbè, intanto andiamo a sederci e poi sceglieremo dopo che cosa mangiare. Nel mentre che stiamo andando a mangiare, che stiamo camminando, mi trovo di fronte a me il sipario di dove stasera farà lo spettacolo Mr. Paolo, che sarebbe, penso, il clown. Ovviamente sono super curioso di sapere che spettacoli farà stasera il clown, perché in teoria il clown quasi sempre dovrebbe far ridere e io scommetto che farà super ridere. Ragazzi, dimmi. Quando vi ho detto oggi pomeriggio che c'è stato da noi a scuola, c'era sto clown che ha messo la canzone di quello di mercoledì e a Chiara è piaciuto un sacco, vero? Molto, sì. E Chiara ha detto che l'hanno anche fatta salire sul palco, sì, quindi ha chiesto il clown se vuole salire e io sono e via. E quando mai? Guardate un po', ci sono già le sedie pronti per cominciare la serata. E amore, dobbiamo prima andare a mangiare. Stanno facendo le super prove. E devo dire, papà Antonio, hai visto che stanno preparando tutto? Wow! Ah, oggi non l'avevamo ancora visto, anzi non avevamo ancora mostrato che c'è il campo da pallavolo e ovviamente quello laggiù è da basket. Anzi, fai una cosa, prendi la palla, vediamo un po' se riesci a far canestro. No! No, vabbè, ma ti immagini Antonio? Ragazzi, con un calcio stava per fare canestro, Diego. Andiamo a mangiare, dai. Quasi, bravo. Chiara, ti sei appena seduta. Secondo te, all'interno del menù, che cosa ci sarà? Sicuramente pizza, sicuro. Vabbè, e intanto guardiamo il menù, ok? Mamma, è così? Sì, ovviamente. Lo farò io. Scannerizziamo il codice QR e vedremo il menù che cosa propone. Questo è veramente utile. Sì, molto. Abbiamo ordinato cena. Abbiamo anche il ragazzo che suona. E ora i bimbi si vanno a divertire un pochettino al parchetto. Vero, cuccioli? Andate lì? Ok. Mannaggia, perché non sei bagnata? Avresti voluto essere bagnata, così scivolavi bene. Hop! Vuoi essere davanti, ho capito? Dobbiamo essere davanti. Allora vado? Vai! Chi arriva prima a 10 vince. Ha solo una possibilità, ok? Inizio io. Mamma, vuoi fare la pulizia? No, perché io te la faccio ad occhi chiusi. Hai detto gli occhi chiusi? Aspetta, aspetta. Guarda, eh. Adesso fa la zona lì. No, no. Avvicinati che vedi anche lì, eh. Guarda, chiudo gli occhi, guardami. Non l'ho fatto. Ad occhi aperti? Qua. No, 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 no.
Ovviamente è un campeggio super controllato, quindi lascerò i bimbi da soli, come potete notare, e io intanto mi vado a sedere con papà Antonio. Oh. È bello? No, si stanno cambiando. E tu non sbirciare? Vabbè, intanto io mi vado a sedere. Mamma Giulia, ma non stai un po' esagerando? Ora cosa ti è arrivato qua? Acciughe. Acciughe? E fritte. Ma non è che mi ingrassi? Scusate, l'unica cosa bella che c'è nella vita è mangiare, quindi mangiamo, mi raccomando, macchiette e macchiettine, mangiamo e anche tanto. Ma non troppo, sì, non sì, esageriamo. Sì, sì. Tu hai esagerato, volevo solo dirvi che questa è l'insalata di mare. Chiara e Diego sono arrivati e sono praticamente sudatissimi, ecco perché non volevo che andavate a giocare prima di cena. E buon appetito anche a voi. Chiara? Giusto un paio di fette di melone con una fettina di crudo. Che succede? È la mosca. Dovete sapere che Diego ha caldo. Continua a dire che ha caldo. Papà Antonio sta terminando la sua insalata di mare e io le mie fantastiche alici impanate. Buon appetito, amore. Oh, arrivato spaghetti e frutti di mare. Ottimo. Veloce perché tra poco inizia lo spettacolo, eh? Mi raccomando, e non sporcare la maglia. Chiara, no, aspetta. Nelle macchinette. Nelle macchinette del campeggio ci sono i tatuaggi. Lei si è già fatto un tatuaggio? Guardate che tatuaggi allora... che ci sono. No, vabbè, ma adoro. Incominciano a prendere posti. Dai, adesso arriviamo anche noi, così vediamo anche nello spettacolo. Sì, va bene. Allora amici, ci hanno detto che tra 5 minuti inizierà lo spettacolo. Sono veramente curiosissima di vederlo e ovviamente non voglio svelarvi troppo, quindi non farò un video lunghissimo perché giustamente è uno spettacolo che voi dovrete vedere poi dal vivo, quindi cerco di non spoilerare troppo, ma cercherò di farvi vedere qualcosa. Quindi ora andiamo a vedere lo spettacolo. Ovviamente stanno prendendo lo zucchero filato. E siete sicuri che non vi vengono poi le cariette in bocca? Sì, ma me lo mangerei anch'io! Posso mangiarlo anch'io? Ma che grande! Siete pronti che tra poco inizia lo spettacolo? Abbiamo preso posto e tra poco lo spettacolo sta per iniziare, quindi ancora qualche minuto. Ragazzi, sta iniziando! Sono arrivati Chiara e Diego, ovviamente super affettati. Solo con la prima attrazione in programma, il numero dell'equilibrista con i piatti girevoli, vi viene presentato da un bravissimo artista. Lo vogliamo accogliere con applauso? Equilibrista? Ah, dimentico, se non gli metto la musica non esce. Allora, la sua musica è questa. Eccolo qui, l'equilibrista. Piatti di porcellana. Dovrò mettere in equilibrio qua in cima. Voilà. Facilissimo, se non si rompono. E ora più difficile metterne un altro. Mi raccomando, bambini, voi controllate i piatti, eh. Se li vedete fare così, gridate, Mr. Paolo. Così io li prendo, non si rompono, eh. Vai, un altro, uno lì, proprio qui. Vai! Io ho le luci negli occhi e non vedo, eh! Gridate forte! Vai! Siamo di qua! Sì? E voilà! 8 piatti e mezzo! E così ho finito, bambini! Ciao a tutti! Come devo toglierli? Ma tanto scendono da soli, guarda! Li levo? Va bene, quello levo per primo. Quello che dondola, questo? Voilà! E ora? Quale? Questo! Voilà! Papà, allora, aspetta, ritiro tutto e vado a vedere chi è la scaletta. Sei piatti che erano veri. Ritiriamo tutto. E secondi dopo i piatti sono caduti tutto. Quindi tutto vero. Un po' di piatti. Chiara e Diego, tutto vero. Corri a vedere il nuovo video fatto su YouTube. Voilà, il mago. Sono solo io, mi tocca lavorare solo me. Allora, bambini, adesso vi farò il mago. Speriamo di non fare come i piatti. Bravi, un tubo vuoto. E ora andrò a prendere un altro attrezzo.
uno spolverino. Sapete cosa serve lo spolverino? Bravi, togliere la polvere dai mobili. Però il mio è colorato e magico. Il mio è di colore azzurro. Guardate che bello azzurro. Che colore è? Siete sicuri? Scusate, li avevo messi in fila. Siccome io non conosco i colori, mi fido di voi. Piano, e passerò fra di voi. E voi dovete dare un soffio magico forte. Dai, soffiate. E per magia lo spolverino da giallo è diventato, voilà, azzurro. Ho sbagliato ancora colore? Non li conosco. E il tubo sempre vuoto. E rotigere i bambini, più di ciufullo. Ne vado a prendere uno di colore verde. È rosso? Facciamo uscire di sotto, piano. E ora tocca ancora a voi, soffio magico. Da rosso, per magia. È verde, ho indovinato. E il tubo? Vuoto. Rosa. E che colore è fucsia, scusa? Vado a prendere la scatola magica in cantina. Oh, chi ha chiuso la porta chiave? C'è qualcosa nella scatola? Vuota. Appoggia il batuffolo non dove c'è il buco, sennò uscisce. Voilà. Chiudiamo la scatola. E ora Isabel, devi andare vicino alla scatola e dare un soffio forte, magico. Forte, più forte. Bambini, cosa c'era nella scatola? Un batuffolino di cotone che ha messo Isabel. Però con il tuo soffio magico, il batuffolo da piccolo così è diventato gigante. Apriamo e per magia il batuffolo di cotone gigante. Com'era? Tieni piano. Fate un applauso, Isabel. Ti piace? Vai. Sì, viene. Signori, abbiamo un volontario, il papà di Chiara e di Diego. Piacere, ti chiami? Antonio, il papà di Diego e Chiara. Un gioco mai visto. Che fortuna, sei il primo a provarlo. Speriamo che mi riesce e non finisce come i piatti. Antonio, tu starai fermo qui al centro della pista. Io andrò a prendere gli attrezzi che mi sono arrivati ieri in scatola. Sono arrivati 5-6 attrezzi per fare il gioco di magia. Iniziamo subito con il primo attrezzo. Il primo attrezzo è questa. Due scatole con 4 cordicine. Due sono già legate, due le dobbiamo legare noi. Allora, Antonio, tu dovrai tenere questa scatola con il buco a pari l'ombelico. Io prenderò l'altra scatola, farò il giro di Antonio, girerò e la metterò dietro la schiena che combacia con quello davanti. Adesso faremo un piccolo nodo. Respiri? No. Fa niente. Prezzo misterioso. Proprio misterioso. 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 Come ce l'hanno tutti? Ti mucherò da parte a parte. Guarda, sei fortunato perché c'è anche la bolla, non posso sbagliare. Ok. Attenzione, precisissimo. Allarga le braccia. Tieni respiro. Speriamo che funziona. E ora davanti, l'ho fatto, non ci arriva, è troppo corta. Vado anche dietro. Fermo, leva le zampe. Senti qualcosa? Fatto male? Sono stato il primo. Andiamo a prendere l'altro attrezzo misterioso. Voilà. Bravi, un tubo di plastica. Va messo dove ho fatto il buco davanti. Mettilo tu? Certo, io non tocco lì davanti. E ora mentre Diego infilerà il tubo davanti, io andrò a prendere Antonio. Prendiamo l'altro tubo per dietro. Con un butto. Girati di profilo, almeno vedono tutti. Voilà! Fatto! E ora signori, arriva il bello del gioco. Perché Antonio dovrà fare centro. Sì. Come no? È troppo piccolo? Vado a prendere la piscina, eh? Diego, girati di qui, Antonio. Meglio per i nomi. Prendi la mira, perché adesso vediamo se ho fatto il buco giusto, eh? Pronto? Vado? Sicuro? Prendi la mira. Beh, devi prendere la mira. Non so se a casa non prendi la mira, ci credo che bagni dappertutto. Funziona! Bambini! Funziona!
Guarda. Però è bravo, non l'ha fatta fuori, senza mirare, Bravo! Gioco riuscito perfettamente! Applauso, Antonio! Puoi darmi il tubo davanti? No, no. No comment. Ah, dimenticavo una cosa, Antonio! Guarda che fino a domani non puoi bere. Ah, ok. Fino a domani se l'acqua di... Ma cosa serve la padella? Ci posso credere come ha fatto. Giriti verso il pubblico, come ti chiami? Chiara! Chiara! Quanti anni hai? 18. Anche una bambina maggiorenne 18. Però non si dice mai l'età vera. Le donne dicono sempre meno età. Quanti ne hai? 9. Chiara, adesso io e te faremo un gioco di magia. Mi farai da Valletta, va bene? Quella che aiuta il mago. La partner. La partner. L'aiutante. Oh, ma è italiana questa? E ora Chiara, per te, guarda, prenderemo qui una custodia con dentro... Brava, un ombrello colorato, che colore è? Verde. Verde, chiudiamolo che non si sa mai che piove, Lo rimettiamo nella custodia. Allora, Chiara, adesso tu sei la mia patria, guarda, devi solo prendere questo foglio di giornale, tieni, aprilo, fai vedere a tutti che è vuoto. È vuoto? Federica, dammi il giornale. Mettiamo dentro l'ombrellino così. Poi rotoliamo. E ora Carlotta dovrai tenere l'ombrello così verso il pubblico. Dovrai tenerlo con una manina qui e stringere. Una mano qui, l'altra mano qua. Devi stringere forte, forte. Perché bambini, quell'ombrello che è in mano Chiara, se non lo tiene stretto, è facile che sparisce. Allora, per fare questo gioco di magia adesso vi serve un bambino maggiorenne. Beh, questo qui vestito di mago con la faccia a quadretti, sì. Vieni tu. Tu come ti chiami? Come? Arian? Che combinazione, ti chiami come me? Piacere, io mi chiamo Antonio. Conterai fino a 20 al massimo. Però ti aiuto perché ti darò qualcosa da contare. Devi dire uno rosso e lo segnati dentro. Vai, uno! Bravo, grida più forte. Bravo, più forte! 3, giallo! Bravo, più forte! Dovrai dare un soffio qui dentro la borsettina, poi infilerai un piede, mescolerai tutti i fazzolettini e ne pescherai 2 alla volta. Te sei stanca a tenere l'ombrello? E tanto lo tieni fino a domani. Mescola, prendine 2 dello stesso colore! Vai! E tieni forte, sennò ti scappa, Santa Crevolina! Ma adesso sì, abbiamo finito! E per magia c'è ancora! Ma lo sfoderiamo! Voilà! Tutti i fazzoletti! Bravo! Ariel! Sei stato bravissimo! Federica! Sei stata brava! Come ti chiami? Chiara! Non arrabbiarti, se no diventi brutta, Fategli un applauso anche Chiara, la mia magra. Grazie, quando era a posto, passa di lì perché ci vedi, E così, bambini, è terminato lo spettacolo. Giulia, invece di metterti così, che vedi arrivare i coltelli, ti metterai così di profilo, almeno non li vedi arrivare. Giulia, prego. Mi raccomando, Giulia, quando lanci i coltelli, non fare così, sennò ti piglio, Stai ferma, immobile, respira, sennò caschi per terra. La facciamo fuori? Lanciare i coltelli su Giulia. Ai ai ai. Che coraggio. Fate un applauso, Giulia. Adesso è andata bene? Sei preoccupato? Ti facciamo provare il brivido. Sono viva. Con Giulia è andata viva. Bene. Con Giulia è andata bene. È andata bene, no, ragazzi. Piacere. Che shock. Se c'era il sole mi levate tutta la pelle dell'arcobaleno. Agostino. No, ti prego. Chiara. Anche questo non è velenoso. Era in pietà ed era lungo così. Davvero, mi fanno vive in casa con me.
Ragazzi, magica. Sapete cosa mangiano i serpenti? Sei pronto, Giacomino, a farti carezzare anche questa sera? Io mi tiro in Pensate che sono 9 anni che tutte le sere si fa carezzare. Ah, quindi è bravissimo. Mamma mia, com'è pesante. Coda, coda. Dai, Diego, vai! No, vabbè, ragazzi, è una sensazione particolare. Com'è? Diego, com'è? E oggi, grazie al campeggio, siamo riusciti a toccare un serpente. E invece, quello piccolino è un po' più ruvido. Vediamo un po' se è ruvido. È impietrata. No, vabbè, ragazzi, una sensazione così particolare, uno spettacolo così bello, potevamo solo farlo in questo campeggio. Veramente grazie al campeggio Baciccia che ci ha dato l'opportunità di vedere uno spettacolo così bello. Top. Abbiamo appena terminato lo spettacolo, i bambini hanno voluto il gelato alla fine. Ma scusami Diego, alla fine lo mangia papà o lo mangi tu? Lo mangia papà, ok. Anche Chiara ha preso il gelato. Noi andiamo nella nostra casa mobile perché domani sarà un'altra giornata. Ora pigiama e tutti quanti a nanna, ok? Mi raccomando. Ma guardiamo i cartoni. Sì, e guardiamo anche i cartoni, va bene. Ma c'è solo Anna. Sì, e intanto la guardiamo così almeno ci addormentiamo. Sono bellissime queste lucine da camper, perché sono camper barra roulotte, e invece di qua ci sono le... No, ti stavi perdendo, questa è la 25 e noi siamo alla 24. Macchiette, macchiettine, scusate, ma la valigia praticamente è ancora pronta, perché talmente cose che abbiamo fatto oggi, mamma Giulia non ha avuto ancora il tempo di svuotare per mettere a posto le cose. Vabbè, allora, vai, tu pigiama. Ma il pantaloncino, io. Certo, il tuo pantaloncino nero, questo è il pigiamino di Diego, questo è il tuo pigiamino. Mettete. Intanto anche mamma Giulia si mette il pigiama. Vabbè amici, spero che la vacanza in campeggio vi sia piaciuta. Ragazzi, scriveteci qua sotto nei commenti se secondo voi potremmo fare altre esperienze così, e soprattutto consigliatecele. Chiara è già pronta, mamma Giulia si va a preparare. Ci vediamo nel video di domani e mi raccomando, se anche voi volete fare questa esperienza in Liguria, venite da Mauro, campeggio Baciccia, e che dire, tutti i comfort li troverete qua. Vi saluto e ci vediamo nel video di domani. E ciao! 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 Insieme a noi, Diego è sparito, è stato rapito. Adesso comincia nel guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma, neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi.